Nuova protesta contro il Terzo Valico. Circa 100 manifestanti questa mattina hanno sfilato da Isoverde fino al cantiere di Cravasco per chiedere la chiusura del cantiere del Terzo Valico. Sentiamo Luca di Francesco Antonio. Non entra e non esce nessuno. 6 ore di blocco davanti all'ingresso del cantiere per l'alta velocità ferroviaria. Come continuano i barbariti a occupare le nostre strade e a portare devastazione nel nostro territorio? Siamo qua perché vogliamo bene alla terra. Nonostante la pioggia hanno marciato da Isoverde a Cravasco un centinaio di manifestanti. Nacquero in queste valli 70 anni fa i ribelli della montagna. Oggi la resistenza è contro il Terzo Valico, opera che in Ottave da sempre giudicano antieconomica, antisalutare, che non serve perché ci sono delle alternative, però si fanno orecchie da mercante. Quello che noi avevamo detto, ossia che all'interno delle montagne dell'Appennino Ligure, in questa zona, c'è amianto, è stato confermato. Ed è anche confermato il fatto che i costi del Terzo Valico sono e saranno molto più alti di quelli che ci sono stati detti. Noi chiediamo che i cantieri vengano chiusi e messi in sicurezza. Qui non è in sicurezza assolutamente niente. Il cantiere, quella cava là, ha dell'amianto depositato che si respira tutta la valle. Secondo ARPAL, per un chilo di roccia estratta vi sarebbe più amianto del consentito, 1,7 grammi. Smaltire i rifiuti pericolosi potrebbe costare, secondo alcune stime, 30 volte di più. Se nei prossimi mesi saranno approvate a Roma le nuove norme sulla gestione delle rocce da scavo, assai più rigide, ad esempio impongono il trasporto all'estero delle terre avvelenate. Allora qua salta al banco perché non ci sono i soldi per finire quest'opera. Se il decreto andasse nella direzione auspicata da noi, indicata da ARPAL, cioè il fatto che i campionamenti debbano essere fatti in tutt'altra maniera, molto più costosi, qui probabilmente si bloccano i lavori. Per il maxi appalto 6,4 miliardi, 37 chilometri in galleria su 53 totali sarebbe l'ennesimo stop e intanto più in là i bandi dei lotti 3 e 4, cioè Cravasco e Vallemme, sono per il momento ancora sospesi.